Si chiama Juan Carlos Cruz, sarebbe un ragazzo omosessuale, quindi gay, cileno, che proviene qui dal Cile, e da piccolo sarebbe stato abusato da un prete pedofilo. E pensate che Sua Santità, il nostro amato Papa, Papa Francesco, si sarebbe rivolto al fanciullo e gli avrebbe detto le seguenti parole: se sei gay, a Dio non importa. Che tu sia gay non importa, Juan Carlos, Dio ti ha fatto così e ti ama così, e non mi interessa, il Papa ti ama così, devi essere felice di ciò che sei. Queste le parole che il Papa avrebbe rivolto al ragazzo in questione. E c'è da dire che se queste parole verranno eventualmente confermate anche da chi sta in alto e non dalla mia voce, che è una voce del popolo, del pueblo, come si dice in spagnolo, sono molto contento, perché significa che effettivamente c'è da parte della Chiesa, da parte del Papa, da parte del Vicario di Cristo, una certa apertura mentale a persone che hanno un orientamento sessuale diverso dal nostro, dal tra virgolette personaggio che ha un orientamento, ripeto, opposto a un'altra persona, qualsiasi essa sia. Ricordo a tutti che siamo tutti fratelli, siamo tutti esseri umani, tutti dobbiamo, purtroppo o per fortuna per chi è magari in una fase di grande depressione, depressione maggiore, morire. L'importante però è sapere, rendersi conto che un giorno, molto probabilmente, per chi ci crede, ripeto, e a livello teologico ci sono persone che ci credono, toccheremo Dio e lo andremo a raggiungere, per, ripeto, chi ci crede, per chi ha il cristianesimo nel sangue. Detto ciò, vi ringrazio per l'ascolto, per la visione. Prendete con le pinze la notizia che avete ascoltato, perché non è sicura al 100%, non è certa, non è del tutto affidabile, e ho di proposito utilizzato il condizionale riportando quelle che sarebbero state le parole che Sua Santità Papa Francesco avrebbe utilizzato. Grazie, di vivo cuore, un cordiale saluto e al prossimo video da Narratore Italiano.